Vediamo ora le proprietà dell'acqua, più specificatamente le sue straordinarie capacità solventi. Grazie alle sue proprietà di possedere un momento di dipolo, l'acqua può sciogliere sali, come il cloruro di sodio. Grazie alla sua capacità di formare legami idrogeno, può sciogliere molecole neutre, come lo zucchero o le proteine. Lo spiega, più scientificamente, il dottor Alberto Cavazzini. Cos'è quindi il momento di dipolo? Perché una molecola di acqua possiede un momento di dipolo? Questo è un modello di una molecola di acqua in cui abbiamo l'ossigeno in rosso e due atomi di idrogeno in bianco. A causa delle proprietà di questi atomi, nella molecola di acqua si verifica una distribuzione di carica per cui l'ossigeno risulta carico negativamente, mentre gli due idrogeni risultano carichi positivamente. Si generano quindi dei momenti di dipolo tra ossigeno e idrogeno che spiegano o giustificano il motivo per cui l'acqua viene detta solvente o molecola polare. Il momento di dipolo è importantissimo perché spiega molte delle proprietà dell'acqua. Prime fra tutte, ci spiega perché l'acqua è capace di formare dei legami forti con altre molecole di acqua. Si tratta di legami che vengono detti legami a idrogeno e che sono appunto conseguenza della presenza dei momenti dipolari sulle molecole di acqua. Il legame idrogeno fa sì che l'acqua sia, ad esempio, nelle condizioni di temperatura o di pressione comuni, sotto forma di liquido, mentre molecole più grandi, quali ad esempio l'azoto o l'ossigeno, si trovano sotto forma di gas. Sempre il legame idrogeno spiega il motivo per cui è necessario fornire moltissima energia per trasferire l'acqua dallo stato liquido allo stato di vapore. E questo trasferimento di energia è importantissimo in natura, perché se noi pensiamo ai fenomeni di evaporazione dell'acqua dell'oceano o ai fenomeni di precipitazione sotto forma dell'acqua, sotto forma di pioggia o sotto forma di neve, ci rendiamo conto che in questi processi si verificano degli scambi enormi di energia tra l'acqua e l'ambiente o viceversa. Il legame idrogeno è poi responsabile, oppure il carattere polare della molecola, è poi responsabile di un'altra proprietà importantissima dell'acqua, che è la sua capacità solvente, tant'è che per l'acqua si parla, l'acqua viene spesso definita come solvente universale, perché è in grado di sciogliere sostanze che hanno proprietà chimiche molto diverse, come ad esempio potrebbe essere un sale o potrebbero essere gli zuccheri, sempre attraverso interazioni di tipo dipolare. Dobbiamo anche pensare che l'acqua non può discriminare tra molecole che sono tossiche per la salute umana o non sono tossiche per la salute umana, ma l'acqua avrà una capacità di sciogliere in modo più o meno efficace queste sostanze in funzione delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Questa è la ragione per la quale, ad esempio, non possiamo e non dobbiamo abbandonare le pile nell'ambiente, perché l'acqua potrebbe portare in soluzione anche alcuni componenti delle pile estremamente tossici, sia per l'ambiente in generale, ma anche per i nostri sistemi di depurazione. L'acqua ha quindi straordinarie capacità di portare in soluzione sostanze chimiche con caratteristiche anche molto diverse. Ma nel nostro quotidiano, che acqua beviamo abitualmente? Qualcuno quella del rubinetto e qualcun altro quella in bottiglia. Vediamo la differenza. Acqua di rubinetto. L'acqua che esce dai nostri rubinetti è detta potabile, ovvero resa sicura per la nostra salute grazie a tecniche che assicurano una bassa concentrazione di microrganismi in essa. Tale acqua viene inoltre sottoposta a controlli sistematici dalle autorità sanitarie. Nell'acqua di rubinetto troviamo disciolte diverse sostanze, il cui livello di concentrazione è regolamentato dalla legge. Acqua minerale naturale. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e proprietà favorevoli alla salute. Le acque minerali devono avere un'etichetta che indichi un certo numero di parametri chimici e fisici. In base al loro residuo fisso, tra le acque minerali in commercio possiamo distinguere tra acque minimamente mineralizzate, acque oligominerali o leggermente mineralizzate, acque ricche di sali minerali. Ora ci rivolgiamo nuovamente al dottor Cavazzini, che ci spiegherà la cosiddetta tensione superficiale dell'acqua. Il legame idrogeno è anche responsabile di un'altra proprietà fondamentale dell'acqua, che è la tensione superficiale.
Come funziona la tensione superficiale? Lo possiamo vedere con un semplice schemino. Supponiamo che questo sia un bicchiere, un becher, e che al suo interno abbiamo un certo volume di acqua. E poniamo l'attenzione sulle molecole di acqua, che adesso rappresento con queste palline, che si trovano nel centro, all'interno della soluzione. Cioè non sulla superficie, ma all'interno della soluzione. Se io considero una di queste molecole, questa è soggetta a una serie di forze, come abbiamo visto prima, da parte delle altre molecole, forze che sono sostanzialmente dirette in tutte le direzioni, perché l'acqua è tutta densa, è tutta piena di molecole. Quindi sostanzialmente se io faccio un bilancio delle forze che agiscono su questa particella, direi che il bilancio è neutro, è nullo. Cosa succede invece a una molecola che si trova sulla superficie? Una molecola che si trova sulla superficie ha una situazione, un intorno chimico molto diverso, perché se è vero che da questa parte lei sente la presenza delle altre molecole di acqua e quindi si comporta esattamente come una molecola nella pancia della soluzione, da questa parte c'è l'aria. Da un punto di vista chimico, questo che cosa determina? Determina il fatto che la molecola è soggetta a una forza diretta perpendicolarmente alla superficie e che punta quindi verso l'interno, verso il centro della massa del nostro sistema. Questo spiega, ad esempio, il motivo per cui le superfici di acqua, le goccioline, assumono una forma sferica. La tensione superficiale è responsabile di una serie di fenomeni particolari ma frequenti nella vita di tutti i giorni. Tutti abbiamo visto negli stagni, ad esempio, certi tipi di insetti capaci di camminare sulla superficie dell'acqua. Oppure la tensione superficiale ci può spiegare perché una graffetta può galleggiare sulla superficie dell'acqua. Appoggiando con cautela una graffetta sulla superficie dell'acqua, vediamo che la graffetta galleggia proprio grazie alla tensione superficiale. Ci sono delle molecole, come ad esempio i saponi, che distruggono la tensione superficiale. Per cui, aggiungendo una goccia di sapone a questa soluzione, si vede che la graffetta affonda perché il sapone, che è un tensioattivo, provoca la distruzione oppure provoca una diminuzione della tensione superficiale dell'acqua. Alberto Cavazzini ci parlerà adesso del cosiddetto scambio tra fasi e l'adsorbimento su solidi. Il concetto di scambio di fase può essere rappresentato o spiegato con un esempio, che in realtà è un esempio che prende in considerazione quasi tutti i concetti che abbiamo descritto fino adesso. Se io prendo un colorante come questo e metto in acqua, abbiamo detto che l'acqua ha una straordinaria capacità solvente e infatti vediamo che il colorante, da solido che era, viene sciolto completamente nella soluzione arancione. Da un punto di vista chimico questa è una fase, anche se in realtà l'ho ottenuta mescolando acqua e un solido perfettamente solubile nell'acqua. Se io adesso aggiungo a questa soluzione un'altra fase, una fase solida in questo caso, un carbone attivo, quello che si chiama il carbone nero, produco un miscuglio. Cos'è successo? Ho messo a contatto la soluzione di partenza con un solido, ma a differenza di prima l'acqua non è capace di sciogliere il carbone nero. E dentro a questa soluzione ho la presenza di due fasi, la fase liquida, acqua e colorante, e la fase solida, carbone nero. Lo scambio di fasi, che è un processo fondamentale non solo nelle applicazioni tecnologiche volte alla purificazione dell'acqua, ma nella vita naturale, è quel processo che descrive il passaggio dalla fase liquida alla fase solida del colorante sotto opportune condizioni. Come facciamo a dimostrare che c'è stato uno scambio di fase, cioè che il colorante è passato dalla soluzione al solido? Procediamo a una filtrazione, che è un sistema meccanico per separare nuovamente la fase solida dalla fase liquida. Attraverso un semplice imbuto, io posso procedere alla filtrazione e come vedete l'acqua che recuperiamo è un'acqua pura, senza più la presenza di colorante. Grazie dottore, e grazie anche ai carboni attivi che contribuiscono a depurare l'acqua che utilizziamo tutti i giorni. Se assorbita dalle radici degli alberi,
L'acqua si muove dal terreno e viene liberata nell'atmosfera. Gli alberi in effetti sono delle straordinarie pompe in grado di trasportare grandissimi quantitativi di acqua dal terreno e liberarli nell'aria, nell'atmosfera che ci circonda. Quali sono i meccanismi con cui l'acqua passa attraverso un albero dal terreno fino all'atmosfera? Sono essenzialmente due, l'osmosi e la capillarità. Per spiegare la capillarità, la cosa più semplice è ricorrere ancora una volta a un esempio. Se noi prendiamo un pezzo di carta poroso, come potrebbe essere la carta assorbente, la carta che usiamo in cucina, e la poniamo a contatto con una superficie, con la superficie di un'acqua, noi vediamo che l'acqua sale per capillarità lungo le pareti, lungo la carta. Come vedete, avvicino la carta alla superficie dell'acqua senza immergere la carta nell'acqua, ma solo toccando la superficie. L'altro meccanismo fondamentale di trasporto dell'acqua attraverso gli alberi è l'osmosi. Per spiegare l'osmosi possiamo pensare a uno schema di questo tipo, in cui rappresento una superficie di una cellula, il tronco è fatto di cellule e tutto l'albero è fatto di cellule, che ha una caratteristica speciale, cioè di avere una membrana semipermeabile come parete, cioè una membrana che è in grado di far passare l'acqua dall'esterno della cellula all'interno o viceversa, ma non altre sostanze, come ad esempio i sali. Allora che cosa succede? La cellula al suo interno ha ovviamente anche delle altre sostanze, come ad esempio dei sali. Se l'acqua che viene a contatto con la cellula ha una concentrazione di sale minore della concentrazione di sale dentro la cellula, l'acqua può passare dall'esterno all'interno della cellula e questo consente il trasporto dell'acqua dal terreno in alto lungo il tronco. Se viceversa do da bere a un albero dell'acqua salata, quindi un'acqua che ha più sale di quanto sale ci sia dentro la cellula, succede il fenomeno esattamente opposto. La pompa non funziona più perché invece di accettare dell'acqua dall'esterno manda fuori dell'acqua dalla cellula verso il terreno circostante. Questo provoca ad esempio la morte degli alberi. Per dare un esempio della straordinaria abilità degli alberi come pompe per il trasporto dell'acqua dal terreno all'atmosfera, ci basti pensare che una quercia è in grado di trasportare dal terreno fino a 100.000 litri di acqua al giorno, il che significa che abbiamo qualcuno che gratuitamente libera nell'atmosfera 100.000 bottiglie da un litro tutti i giorni. È ipotesi assai fondata che anche il declino di una società idraulica come quella mesopotamica sia stato determinato dal rilascio di sali da parte di acque di irrigazione senza drenaggio, che ha condotto progressivamente ad un accumulo di sali e alla sterilizzazione dei terreni. Il processo è purtroppo attualissimo nei fenomeni di desertificazione che interessano anche i nostri territori. Ecco perché sarebbe opportuno raccogliere e ben utilizzare l'acqua piovana e non lasciarla semplicemente andare nelle fogne. Anche questo fa parte di una delle tante buone pratiche per la sostenibilità dell'acqua.